E qui con noi oggi Giovanni Scivoni. Che devo entrare? Oh. Grandi applausi. Ammazza. Cioè io ero emozionatissimo. Funziona così con l'MGS? Allora, prima voglio sapere una cosa. Alla grande. Allora, la prima cosa che voglio sapere subito, adesso alzino la mano quei 63 traditori che hanno votato per Luca Argentero. Aia. Però osano alzare. Portatemeli qua, vivi, li voglio vivi. Bene. Oh, va freddo qua, mamma mia. Metto la termica, eh? Che si sa, la termica, infatti. Bene, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Come stai? Ci sta roba per terra? La cameretta è stata fa parte del... un po' smontata. Va lasciata qua? Fa parte della scena? Ma buttala dove vuoi. Puoi rimettere sulla sedia. Lasciala. Bene, bene. Come stai? Molto bene. Alla grande. Sì. Viaggio è andato bene? Viaggio è andato perfettamente. Fantastico. Ottimo. Bene. Siamo tutti emozionati, Vertigo. Facciamo un altro applauso perché merita. Allora, Giovanni, noi dobbiamo essere sinceri da subito. Io e Cecilia siamo scarsissimi a intervistare le persone. Ma io sono scarsissimo a rispondere alle domande. Noi siamo talmente scarsi che ci facciamo aiutare dalla stanza. C'è tutti i nostri amici qua che ti faranno domande. Ah, ok, ma voi Sì, tutti, perché da soli così sei pronto. Ma tanto io dico sempre le stesse cose. Perfetto, noi chiediamo le stesse cose, siamo un'intervista piattissima. Allora possiamo incominciare? Vai. Allora, noi ti conosciamo per il personaggio pubblico che sei, fai televisione, teatro, sì. Scrivi libri, fai video su YouTube, cose. Non conosciamo sicuramente l'altra parte di te, insomma il tuo essere padre ad esempio. Tu hai tre figli, Tommaso, Cecilia e Marco. E ecco, se loro fossero qui stamattina cosa ci racconterebbero di te? Loro. Allora non è che i figli sono tutti uguali, Ognuno ha un'immagine diversa del padre. Voi quanti anni avete più o meno tutti? Anni diversi, no? O siete tutti della stessa età? No. Dalla prima superiore alla quinta. Sì. Dalla prima alla superiore alla quinta. Vabbè, quindi capirai, c'è di tutto. Capirai, dalla prima alla quinta siete cinque persone diverse, no? E quindi così anche i figli, cioè se tu parli con mio figlio piccolo, quello di 9 anni, mi dice papà è il mio eroe, papà io voglio diventare come papà. Se parli con la figlia di 13 anni dice papà è un idiota, no? Se parli con il figlio di 17 anni dice vabbè papà dai, tutto sommato non è male, dai, 17, perché ha già superato la parte dell'idiota, capito? Certo, quindi ormai è così, no? Certo. Si deve passare per tutte, ma è fondamentale questa cosa, cioè è fondamentale che ci sia un passaggio in cui i figli disprezzino il padre, cioè ci sta tutta. Per non fare questo passaggio significa non crescere anche, no? Cioè, ma disprezzare in che senso? Cioè, capire che tuo padre non è un idolo, non è un tuo padre, tua madre non è il tuo punto di riferimento, ma è una persona che fa degli errori, che fa dei casini, che sbaglia, che solo così puoi amarlo davvero. Solo così puoi veramente amarlo, cioè quando a un certo punto ti accorgi che tuo padre è una persona qualunque, una persona un poraccio, un disgraziato che si è trovato sto fagotto di carne in casa un giorno e ha dovuto insegnargli due cose, no? Allora lì puoi cominciare ad amarlo. Infatti il 17enne forse sta cominciando un pochino a volermi bene davvero. E quello di 9 anni è obbligato a volermi bene, perché è normale, no? Cioè, come fai a non voler bene a tuo padre quando c'hai 8 anni? È impossibile. Prima abbiamo visto nella scena, hai aiutato anche tu, appunto eri proprio questo padre nella dinamica padre figlio adolescente. Sì. Ma tu da adolescente, figlio... quello c'ha 40 anni, è più grande di me. L'adolescente, ho visto sto cristone, cioè dai. Eppure adolescente, pure adolescente. Quanti anni c'hai? No. 19, vabbè, sembri... No. Già nella fase in cui ti vuole bene. Sembri mio zio, però va bene. Ecco, ma ti sei rivisto in questa scena? Ti è mai capitato di dire, i miei genitori stanno fuori, io non so se proprio voglio a che fare con loro? Cioè, in quel figlio lì, io ero un disgraziato. Cioè, io facevo veramente quello che mi pareva e poi ero un paraculo micidiale perché, cioè, mio papà è morto 2 mesi fa.
e insomma è stata una figura importantissima per me, di grandissimo riferimento, però quando ero ragazzetto, cioè io facevo assolutamente la mia vita. Io non sono stato un adolescente ribelle, nel senso che sono stato molto buono e bravo, ma era tutta apparenza. Cioè poi facevo quello che mi pareva completamente, perché poi sorridevo, non ero quegli adolescenti, quelli odiosi, insopportabili, che si mettono contro il padre. No, dicevo sì, certo, papà, va bene, d'accordo, va bene, dai, tranquo, papà, dai, scialla, su, tranquilla. E poi facevo quello che mi pareva, cioè ho fatto dei disastri inenarrabili. E mio papà mi lasciava sempre delle lettere sul letto, delle lettere, perché mio papà era molto bravo a scrivere, ma scriveva ste lettere infinite: caro Giovanni, siamo molto delusi da te. Fallimento. Erano bellissime, io le facevo leggere a scuola, capito? Andavo dai miei amici: guarda che mi ha scritto mio padre, tutti a piallo per culo, capito? Ero tremendo, capito? Così. Beh, abbiamo una prima domanda. Prima domanda dalla cameretta. Vai. Ciao Giovanni, volevamo chiederti, allora, anche tu sei stato adolescente, anche tu sei stato figlio, ne stavi raccontando qualcosa anche adesso. Sì. Volevamo chiederti, c'è qualcosa che all'epoca, quando eri adolescente, non sopportavi dei tuoi genitori e qualcosa che adesso invece tu, essendo padre, hai imparato a rivalutare? Allora, c'è una cosa che io non sopportavo dei miei genitori, e era il terrore di parlare di affettività, di sesso e di soldi. Cioè, in casa io non ho mai saputo quanto guadagnasse mio padre, non me l'ha mai voluto dire, e mio padre aveva un rapporto con il racconto della sessualità assolutamente imbarazzante. Cioè, ha cominciato a spiegarmi come si fanno i bambini, io avevo 26 anni. Ho fatto: papà, forse un po' tardi, no? Queste cose già me le ha spiegate la babysitter che tiene Gabriele, no? Credo quella che mamma ha mandato via perché diceva che non era brava. No, secondo me era brava. Secondo me era molto brava, no? C'era stata una visita stupenda che veniva a portare. Vabbè, insomma, no, questo, e quindi queste cose, i miei genitori avevano un rapporto con l'affettività un po' particolare, che erano i genitori di una volta, no? Cioè che su certi argomenti non bisognava assolutamente parlare. E io ho fatto esattamente il contrario con i miei figli, forse troppo, diciamo. Cominciano a spiegargli tutto a 6 anni. No, papà, non voglio sentire, no! Cose un po' esagerate, forse un po' esagerate. Traumatizzati. Da sì, traumatizzati per sempre. No, e ho capito che invece come bisogna fare, cioè no, questo, ho capito che non bisogna fare così, perché bisogna spiegare, soprattutto sulle cose di sesso, eccetera, bisogna parlare con i bambini, dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità, ma quando lo chiedono loro, non prima. Io gliene ho parlato prima. Anticipato tutto. E non pensavo che ho fatto qualche danno. Vabbè, poi dallo psicologo, da grande. Okay, rimaniamo sul rapporto con i bambini, perché tu hai fatto un sacco di video anche con la tua famiglia, con i tuoi figli. Ecco, ne abbiamo scelto uno che volevamo far vedere a tutti perché ci ha commossi, ci ha colpito particolarmente, poi lo commentiamo. Certo. Ah, questo. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, come può uno scoglio arginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare. Al figlio. È bellissimo. Sì. E all'insegnante anche.
Mo sono grandi, mo questo ha 9 anni, questo c'è, sì, è Marco. Marco che è rimasto patito assoluto di Lucio Battisti. Ma un patito, ma guarda, no, questa canzone lui non era, cioè questa roba succedeva tutti i giorni. Okay, questa cosa qua. Cioè io tutti i giorni devo cantare sta canzone e lui impazziva, esplodeva, cioè non è una cosa che è successa una volta, capito? Era a ripetizione, a ripetizione. Lui Alexa chiede, metti Lucio Battisti. E sì, sì, no, lui era patito, patito di questa canzone. Chiaramente cioè, sono quelle cose che ti danno una gioia incontenibile. I figli quando esprimono la loro felicità di stare con te, ti riempiono il cuore totale. Poi a un certo punto questa felicità smette, e termina con l'adolescenza. E l'adolescenza che succede? Esattamente il contrario, cioè per i figli stare con te è veramente una perdita di tempo. Cioè i figli, abbiamo fatto un viaggio bello, siamo andati a Firenze, no? Siamo andati a vedere gli Uffizi, tutto quanto, eccetera, e mio figlio mi ha detto questo: mi hai rovinato Firenze. Oh, perché? Perché l'ho vista con te. Invece volevo vederla con i miei amici, capito? Esperienza pessima, non andrà mai più a Firenze. Tutta, cioè questo, diciamo, stare con i genitori è una perdita di tempo, però è giusto che sia così. Cioè è giusto passare per questa cosa, per questa roba qua. Cioè non bisogna neanche demonizzare e pensare, cioè è una fase importante, no? Cioè che è il distacco, che è quello che dice mia moglie, dice sempre questa cosa, no? Che secondo me è geniale, che allora i bambini all'inizio profumano, no? La testa dei bambini, la testa dei bambini c'ha una specie di feromone, qualche cosa, una sostanza strana, no? Che tu, i bambini quando sono piccoli, quando sono così, ma ancora quando sono piccoli, i neonati, c'hanno questo odore, non so se ci avete fratelli piccoli, senti questo odore e quella è droga. Quella è droga pura, capisci, no? Poi, che succede? Hanno fatto un esperimento in America, bellissimo, sai gli esperimenti che fanno con i topi? No? In America fanno tutto con i topi, no? Spiegano pure l'esistenza di Dio con i topi, fanno tutto, no? E c'erano questi scienziati americani che avevano fatto interessantissimo. Ci hanno messo una topa femmina, dentro una gabbietta, no? Solita topa dentro la gabbietta. E questa topa aveva due levette che poteva spingere con le zampettine, no? La leva di destra gli arriva con una spruzzata di cocaina, ok? Pare che ai topi piaccia molto la cocaina, io non lo sapevo, l'ho scoperto. Invece la zampettina di sinistra, se lei pigiava la zampettina di sinistra, gli arriva una spruzzata di profumo del cucciolo di topo. Allora, all'inizio la topa tutta rota, con la cocaina, tutta contenta. Poi quando ha scoperto il profumo di cucciolo di topo, a un certo punto ha cominciato sempre a pigiare con la zampetta il profumo del cucciolo di topo. Perché? Perché il profumo di bambino, il profumo di cucciolo per una mamma è una droga più potente della cocaina. Cioè, pazzesco, capito? È più potente, c'è una droga più potente. Quindi, cioè, ti fa sballare, capito? Il profumo di testa di neonato. Io ci farei proprio il gusto gelato, capito? Mi dia pistacchio, testa di neonato e panna, capito? Perfetto. Capito? No, questo perché? No, è interessante questa roba. È interessante perché questo significa, e poi arrivo a quello che voglio dire, questo significa che è una strategia della natura, perché cioè, la mamma deve avvicinarsi al bambino, cioè è necessario l'attaccamento, quindi è importante che stia col bambino e smetta di drogarsi. poi dopo che succede? Cioè, perché capito, ci sono cose molto più fighe della droga, questo dice questa esperienza, questo esperimento. Cioè che esistono cose molto più potenti della droga. Capisci? Cioè non è che uno non deve drogarsi perché la droga è una cosa brutta, no, perché c'è qualcosa di più figo, di più forte, come il profumo della testa di un neonato, no? Cioè lo dice la natura, no? Poi che succede però? E questa è una cosa interessante, che dice mia moglie. Poi a un certo punto sto profumo smette e gli adolescenti puzzano, no?
puzzano tanto, ma proprio tanto. Fra un, adesso siete appena arrivati, no? Ma fra un po' qua non si respira, fra un pochino, capito? Perché puzzano? E perché è importante che puzzino? Perché? Perché se profumassero sempre sti bambini, tu non li lasceresti mai andare, te li terresti sempre così, no? Invece è una strategia della natura che ti dice a un certo punto lascia andare sto ragazzino perché puzza, no? E quindi è necessario il distaccamento, è necessario. E quindi la mamma lascia andare il bambino, lascia andare l'adolescente che cammina con le sue gambe e si fa la sua storia, capito? E quindi questa roba qui a un certo punto termina ed è importante che termini. E rischia di tornare poi la tossicodipendente. No, e poi la mamma finalmente può tornare a drogarsi. Allora, molto bene. No, non torna a drogarsi perché gli è passata la voglia, capito? Cioè la natura l'ha ripulita. Soluzione contro la tossicodipendenza l'abbiamo trovata perfetto. Questa mattina, perfetto. No, non è proprio. Non funziona così, niente. No, funziona. Peccato. Ne troveremo no. altri. Però abbiamo un'altra domanda dalla camera. Camerezza. C'è una domanda? Ciao. Abbiamo parlato fino adesso del fatto che sei padre dei tre figli e i figli non sono mai la copia esatta dei genitori. Immaginiamo che i tuoi siano molto diversi. Che cosa hai imparato da loro? Certo, allora, intanto ho imparato una cosa fantastica che se tu pigi la chiave della macchina e se tu spingi cioè, il tasto per aprire le chiusure centralizzate e il tasto per chiudere. Se tu premi il tasto per aprire molto a lungo, si aprono i finestrini. Questa è una cosa che mi ha insegnato mio figlio perché l'ha vista su TikTok, capito? Ecco, e io non lo sapevo e sono rimasto abbacinato. No! Si aprono i finestrini! Pazzesco! Capito? Ecco, un sedicenne mi ha insegnato questa roba e quindi no, ti insegnano tante cose i figli, questa è una cazzata, però insomma ti insegnano cose molto serie. Ad esempio ti insegnano che non solo loro non sono la tua copia, questa è la cosa più importante che ti insegnano, cioè che loro sono diversi da te è un grande insegnamento. Perché? Perché quando fai figli tu hai diciamo, l'istinto ti porta a fare figli perché se no non li faresti i figli, perché cioè, fare figli è una cosa terrificante, no? Cioè, un mazzo micidiale è una cosa, no, per una donna, no? È un'esperienza estremamente traumatica fare un figlio, però la natura ti fa fare il figlio perché tu hai ancestralmente, istintivamente l'idea di proseguire la tua specie, no? I tuoi geni continueranno e quindi la natura ti porta a fare questa esperienza estremamente traumatica per poi proseguire e non morire, cioè per darti l'illusione dell'immortalità, no? Ed è una strategia che la natura usa per farti fare figli, no? E fare figli non solo a noi, ma anche al cerbiatto, all'ombrico, all'ameba e al cucciolo di balena, no? Esatto, tutto uguale. La natura funziona così per tutti. Ma a un certo punto però fai l'esperienza che invece è una bugia che ti ha detto la natura. La natura ti ha mentito, perché non è vero che tu prosegui, tu morirai, capito? Tu morirai e chi ti succederà sarà un'altra persona, diversa da te. Quindi ti ha detto una grande bugia. Questa esperienza, che è altrettanto traumatica, però è l'esperienza dell'amore, vera. Perché tu capisci che invece hai dato la vita gratuitamente. Non per averla poi indietro, ma per darla e basta. E questa è il vero atto d'amore che poi un genitore fa, quando capisce che ha dato la vita a uno sconosciuto. A uno sconosciuto. Questo è il grande insegnamento che ti fanno i figli. E c'è un'esperienza particolare, mi viene in mente adesso che parli, che proprio ti ha detto mio figlio è uno sconosciuto, comunque ti ha insegnato a essere padre, meglio di come era all'inizio, per esempio. Sì, certo. Intanto con il fatto che i miei figli, che mio figlio grande, per esempio, è una pippa a scuola, no? Cioè, prende il 4, 3, 2, altro che 4, ma magari piace 4, cioè è veramente una pippa, no? E questo è stato terribile per me, perché per me la cultura è una cosa molto importante, no? E ho capito che invece
Invece lui farà altro nella vita, cioè non sarà un intellettuale, non sarà una persona, ma farà altro e sta dimostrando che è in grado di fare altro. Va bene uguale, anche col 4, col 3. L'importante è insomma che a un certo punto finisce questa scuola, ecco, magari, che magari arriva, arriva la maturità, ecco, tutto, ecco, cioè, già sarebbe molto. Minimo. Una base, la base da cui partire. Ecco, ma abbiamo capito che da figlio, da padre, da persona, diventiamo chi siamo grazie ad altre persone che segnano la nostra vita, il nostro cammino. Ci sono stati dei maestri di vita che tu hai incontrato e che caratteristiche hanno, in modo che anche noi quando sì, li incontriamo certo. possiamo riconoscerli? Certo, certo. Allora è importantissima questa cosa. Allora intanto io ho capito una cosa, da ragazzo quando avevo la vostra età, che non si va avanti da soli. Questa è una grandissima illusione che ci dà il mondo, che ci dà oggi soprattutto, soprattutto i social, ti fanno credere che puoi andare avanti da solo, no? Quando hai un po' di follower, quando hai un po' di successo, no? I social ti fanno credere non solo che si può andare avanti da soli, ma che si può imparare da soli, no? Tu vai su YouTube e impari qualunque cosa, impari a suonare la tromba, impari a guidare, impari come qualunque cosa, impari a fare la maionese, la matriciana, impari tutto, no? I tutorial ti insegnano tutto. Ed è una grande bugia, non è vero, non è assolutamente vero. E quindi i social ti fanno credere che non hai bisogno di maestri, ma basta andare su internet, che è la più alta forma di dipendenza e di mancanza di autonomia, paradossalmente, no? Cioè tu pensi di essere autonomo e invece sei molto meno autonomo, perché hai bisogno continuamente di tutorial, di cellulare, di cose, quindi è un paradosso già questo, no? E poi non è assolutamente vero che tu puoi andare avanti da solo, perché? Per lo stesso motivo dei figli, se tu fai le cose da solo, non potrai altro che essere la copia di te stesso, che è la cosa meno interessante che si può essere. Cioè, invece, un maestro ti insegna il vero te stesso, che è tanti te stesso. Se tu non hai maestri, non farai altro che replicare quel piccolo pezzettino di te stesso che credi di essere. Invece tu sei molto più grande di quello che pensi di essere. Sei molti più te stesso di quanto pensi di essere. Ma questo, per esempio, per un artista è fondamentale. Cioè, quando tu sei un artista, quando tu studi la recitazione, quando tu cominci a fare anche il musicista, il cantante, eccetera, a un certo punto scopri che sai fare una cosa, no? Succede sempre questa cosa, no? Scopri che sei bravo a fare le rime, per dire, sei bravo a suonare. E tu, se ti fermi a quello, continuerai a fare quello tutta la vita e sarai noiosissimamente solo la copia identica di quella piccola cosa che hai scoperto di te. Il maestro invece ti aiuta a capire, guarda che non sei solo quello, sei un sacco di altra roba. E quindi, prima cosa fondamentale. La seconda cosa fondamentale è capire chi sono i maestri. Perché poi ci sono i cattivi maestri, che sono pericolosissimi. Io ho capito, io ce ne ho avuti di maestri e ho avuto anche cattivi maestri. Ho avuto entrambe le cose. I cattivi maestri sono quelli che ti dicono tu sei sbagliato, tu devi essere come me. Tu sei, come sei non va bene, non va bene come sei, va bene come sono io. Fai quello che faccio io. Questo è un cattivo maestro, certamente. Certamente è un cattivo maestro. Oppure un altro genere di cattivo. Ci sono tanti generi di cattivi maestri. Oppure c'è un altro genere di cattivo maestro che è quello che ti dice sii te stesso. Cioè, sii te stesso, fregatene di tutto, ma sto te stesso chi è? Ma che ne so chi sono io? Cioè, io non lo so chi sono io, no? E quindi ti limita nel senso, vabbè. Oppure un altro cattivo maestro è quello che vuole il proprio bene e non il tuo bene. Cioè vuole il bene del maestro. Cioè vuole il bene delle. Questo è più difficile da capire, è più difficile da riconoscere, ed è il maestro che vedi che l'insegnamento, quello che ti sta insegnando fa bene al suo ego,
al suo ego e non fa bene a te, eh? E allora cerca di compiacerti, cerca di la tua simpatia perché gli fa bene a lui, cerca, magari ti mette in mostra per far vedere quanto è stato bravo lui a insegnarti una cosa, eccetera eccetera. Il buon maestro lo capisci perché vuole il tuo bene, perché vuole che tu sia una persona libera e autonoma, e ti insegna a essere libero e autonomo. Questo è l'unico buon maestro, e io ne ho incontrati vari. Uno è morto l'anno scorso, la notte di Pasqua, il sabato santo è morto, che si chiama Pino Manzari, che è un grande maestro della fede, maestro spirituale, e anche era anche un regista e mi ha insegnato tante cose, insomma. Sui maestri abbiamo forse anche una domanda, sì, dalla cameretta. Ciao. Ciao. Abbiamo parlato dei maestri, ma anche il maestro. Se ci puoi raccontare l'esperienza in cui hai incontrato Gesù proprio come il maestro. Sì, beh, allora io ho ricevuto la fede in modo molto banale dai miei genitori, come succede, no? È proprio come la ragazza della porta accanto, quando ti innamori della ragazza del pianerottolo, no? È così. Comodo. Eh? È anche comodo. È anche comodo, da là. C'è anche io che sale, oh, vedi. Capito? È così, no? Ed è andata così, cioè che i miei genitori erano molto innamorati del Vangelo e mi hanno consegnato questo pezzettino di mondo che mi hanno dato in eredità, ed è forse l'unica eredità che mi hanno lasciato, perché sordi niente, insomma, molti debiti che adesso stiamo scoprendo, che è morto papà, insomma, va bene, no, non molti debiti, no, poca roba, sono stati bravi, morigerati, però insomma sordi zero, però invece questa eredità me l'hanno data, che è il Vangelo. E poi ovviamente io di questa eredità, come figlio del prodigo, ne ho fatto quello che volevo, no? L'ho un po' dissipata, e ho fatto le mie esperienze così. E poi a un certo punto la svolta c'è stata nel 2000, che era l'anno del giubileo, che io mi ero molto allontanato dalla chiesa, facevo un po' i cavoli miei, avevo fatto la mia prima tournée di teatro, ed erano tutto contento, insomma, della mia ritrovata autonomia. E poi a un certo punto, vabbè, insomma, la faccio breve perché sennò è lunga, però insomma mi invita un mio amico ad andare al pellegrinaggio che c'era nel 2000, insomma il giubileo, adesso ci sarà il 25, il prossimo giubileo, e mi invita a fare un pellegrinaggio. Io non c'avevo voglia, però c'era una che mi piaceva e quindi ci sono andato. Come succede spesso, ci sta, si può fare. Ci sta. Poi è successo questo, non mi si cagava minimamente, no, zero. Succede anche questo. Succede anche questo. E invece questo con giubileo io ho trovato proprio la fede, l'ho trovata durante un pellegrinaggio, questo pellegrinaggio che era di notte, e dovevamo fare delle confessioni camminanti. C'erano i preti che camminavano e confessavano. Io sono andato a confessarmi da questo prete, che ancora me lo ricordo, no? Si chiamava Bagalà di cognome, sì, Calabrese, parlava così con la vocina, così. Poi sottovoce immagino risaltasse ancora di più, perché sottovoce ancora di più risaltava. Sì, la voce. Sì, esatto. E io mi confesso da questo prete. Mi ricordo, non me lo scorderò mai questa cosa, cioè io mi confesso e dico i miei peccati che avevo fatto, insomma, non è che chissà che avessi fatto, cioè non è che ero D'Annunzio o Marilyn Manson, cioè, avevo fatto le mie cosette, le cosette mie, però ero convinto, capito, di aver fatto chissà che cosa, cioè ero tronfio di questi miei peccati, capito, ero come se mi sentivo che avevo sul curriculum qualcosa di importante, no? E il prete mi sentivo, ho capito. Sentivo che insomma non è che chissà che avessi detto cosa. E poi però alla fine faccio questo gesto, no, da grande viver bohemien, gli dico, però io ti dico queste cose, però io
non sono pentito. Così. Una sorpresa. Così. E lui mi dice una roba che dice: Giovanni, allora, siamo durante il giubileo. E allora, il giubileo, la Chiesa ti perdona anche se non ti sei pentito. Che non è vero, non si può, non è vera sta cosa. Ha detto un'eresia. Cioè, se l'avesse sentito il vescovo, gli avrebbe tolto la tonaca, l'avrebbe spretato. Non è vera sta cosa, capito? Ha detto una cosa grave, capito? Però a me sta cosa mi commuove e mi sento proprio abbracciato da questa eresia che dice il parroco, il prete, e io da lì invece ricomincio a entrare nella chiesa. Cioè, con questa eresia lui mi ha riacchiappato, capito? A volte servono pure le eresie. A tal proposito, noi, come tanti giovani qua presenti, vivremo la GMG quest'estate a Lisbona. E quindi per te è stato così importante questo pellegrinaggio di cui ci raccontavi. Allora ti chiedo due cose. La prima, appunto, come facciamo, cosa non fare per viverla al meglio, e la seconda invece un consiglio su come poterci predisporre per viverla al meglio. Vabbè, insomma, i vostri sacerdoti, da loro. È vero, siamo anche... No, dai, non sono prete, no, come non lo so, non ho da grandi consigli da dare. No, io mi sono molto divertito durante le GMG e mi sono anche molto annoiato. Okay. Allora, non avere paura della noia, intanto. Prima cosa, cioè non avere queste aspettative di oh, mo me vado a divertire, vado a fare la cosa più figa del mondo. No, non andate a fare la cosa più figa del mondo, cioè non è detto, capito? Magari vi annoierete, magari farete cose... C'è anche sta cosa che uno nella chiesa si deve divertire, cioè è vera quella cosa bellissima, no? Che avete detto di Don Bosco, no? Che dice non è vero che i cristiani devono essere tristi, però non è manco vero che devono essere yeah, you, sì, che figa! Perché anche quella è un po' un doping, no? Cioè, invece bisogna essere normali, insomma, no, sobri. Cioè, normali, cioè, ci si diverte, ma a volte ci si annoia anche, no? E la noia non è una cosa così orribile. Cioè, la noia è anche una cosa importante. Bisogna fare esperienza della noia, no? È importante. Cioè, l'esperienza spirituale ha necessità di un momento di noia. Perché se non ti annoiassi mai, tu saresti solamente uno che recepisce, no? Che inghiotte cose. Invece, a un certo punto, l'esperienza spirituale ha bisogno anche di dare. Cioè, tu a un certo punto devi anche dare. E dare è faticoso, è noioso, è... cioè, capito? Cioè, come quelli che pensano che andare alla mensa della Caritas sia una cosa estremamente esaltante, cioè a volte è una palla, capito? Cioè, fare volontariato a volte è pesante, no? Non so, voi lo fate, no? Cioè, non è che sia sempre così, capito, Tiziano Terzani, capito? Cioè, che vedo i poveri che vengono verso di me. Non è così, i poveri sono a collo, cioè, molto spesso, no? Cioè, se presentano a casa, capito? Cioè, sono persone normali, non sono i poveri, capito? Non esistono i poveri e poi ci sono io che arrivo, Madre Teresa di Calcutta, capito? E li salvo. Non è così, capito? Cioè, l'esperienza spirituale, come il volontariato, è un'esperienza fatta di gioia, di noia, di cose, eccetera, eccetera. E, quindi, questo. Insomma, non ho detto niente, quindi... No, anche perché esistono invece esperienze che ti divertono sempre, che ti sbomballano sempre, ma non sono esperienze spirituali, sono un'altra cosa, capito? La droga è così, per esempio. Cioè, sì, per dire. Rimaniamo sulle esperienze spirituali. Noi il centro della nostra fede l'abbiamo appena vissuto, no? C'è stata Pasqua una settimana sì, fa, certo. E tu hai fatto anche un video in quarantena con la tua famiglia sulla Pasqua. Sì, un po' di anni fa. Ok, facciamo vedere anche questo. E poi... Che era la Pasqua durante la quarantena. Sì, sì. Che era una Pasqua un po' particolare. Ma Pasqua è difficile da capire. Natale è facile, Natale lo capiscono tutti. A Natale c'è Babbo Natale. A Pasqua
chi c'è? Babbo Pasquale, no. Fratel Coniglio, no. Mamma Primavera, no. Zia Colomba. Natale è immediato, è semplice, lo sappiamo tutti che a Natale... A Natale siamo tutti più buoni. Ma a Pasqua siamo tutti più che? Più primaverili. I regali di Natale sono regali. Ma i regali di Pasqua... Ma che? Vuoi film di Natale? La gente ride. Vuoi film di Pasqua? La gente non ride. Per questo, fino all'anno scorso, ciascuno di noi ha codificato un proprio personalissimo significato di Pasqua. Per i minorenni, Pasqua significa... Per i credenti, Pasqua significa devozione. Per altri, Pasqua significa... Che succede? No, non si passa, c'è la Via Crucis. Altro tipo di devozione. Per altri Pasqua significa rigurgito anticlericale. Stanno a passare qua sotto. Tiè deve sta 8 per 1000. E questo è per le crociate. E questo è perché ve mangiate gli agnellini. Per altri Pasqua significa magnà. Per altri Pasqua significa magnà tantissimo. Quest'anno c'è una Pasqua diversa. Ci vado a scuola! Noi ci stiamo già andando a scuola. Una Pasqua in cui sono mancate alcune tradizioni. Ma una Pasqua in cui tutti abbiamo fatto la Quaresima. E tutti quanti abbiamo cercato di trovare un significato a questa Quaresima. Non pensi che questa quarantena possa essere un'occasione per capire le esigenze di nostro figlio adolescente e instaurare con lui un rapporto genitoriale più maturo e consapevole? Senza trovarlo, perché la Quaresima non ti dà significati. La Quaresima ti dà un desiderio. Risorgere come il sole di Pasqua. Ma è il cinghiale che si mangia a Pasqua, vero? Grazie. Mi sono commosso a pensare alla quarantena. Beh. Oddio, sì. Mi sono ricordato la quarantena. Mi sono commosso. Sì. Stavamo tutti là, tutti stretti, vicini. Non era male. Neanche benissimo. Neanche troppo bello. No, tu in un'occasione hai detto, io parlo di ciò che per me è questione di vita o di morte. Sì, che certo. Fede. Hai detto, ecco, ci spieghi questa affermazione e poi come si fa a concretizzarla davvero? Bella, io parlavo dal punto di vista di un artista, di un narratore, di uno che racconta storie, di un artista che compone opere, e questo vale secondo me per tutti gli artisti, cioè ogni artista, diciamo, porta sulla scena o sull'arte, insomma, il pezzettino di mondo che ha ricevuto in eredità, e ognuno c'ha il suo, non so, Fellini c'aveva il circo, capito? Chaplin c'aveva la famiglia, il baraccone, eccetera. Io ho avuto questo pezzetto di mondo in eredità e quindi non posso fare altro che portare questo, perché è la cosa che conosco meglio, con cui ho più dimestichezza. Infatti stasera racconterò le storie dei santi, perché sono le cose che conosco meglio. Sono le cose che so fare meglio poi alla fine, no? E come si fa concretamente? Ma io, insomma, nel mio mestiere si fa con la sincerità, cioè non puoi raccontare il Vangelo se non lo ami un pochino, anche lo odi, lo puoi anche odiare, però non puoi non raccontarlo se non hai avuto un'esperienza reale di scontro, di grido reale. Quindi intanto consiglierei di gridare un pochino, cioè di gridare a questo Vangelo, cioè di sbatterci la testa contro, perché solo così si instaura una relazione vera. So. Grazie. Sì, assolutamente. Abbiamo forse sì, dalla camera, esatto. Eccola. Eccomi. Questa è mo' arriva la domanda, quella scomoda. Sì, quella scomoda. Così. Che ne pensi del ponte di Messina? Sì, sì.
No, più difficile. Allora, tu vivi e lavori in ambienti dove dire di essere cristiani, sì, immaginiamo, significa anche passare un po' per sfigati. Sì. Probabilmente la bestemmia è anche all'ordine del giorno. Io volevo sapere come vivi tu la fede in un ambiente come quello dello spettacolo e se c'è un episodio proprio veloce che ti ricordi, che ti ha insomma un po' scosso e che ci vuoi raccontare. Grazie. No, ma capirai, ce ne sono tantissimi. Allora, è assolutamente così, ma non è allora... l'ambiente dello spettacolo chiaramente è un ambiente storicamente anticlericale, storicamente, però ormai cioè, sono passati gli anni, no? E tutti gli ambienti sono anticlericali, cioè, ormai non è che ci sta solo l'ambiente teatrale, cioè in un call center più o meno è uguale la situazione, non è molto diversa, in una sala medici di un policlinico più o meno hai le stesse occasioni di fare adulterio che avevi in un set cinematografico 40 anni fa, insomma, più o meno, no? E, è così, no? Quindi diciamo l'esperienza che faccio io è più o meno l'esperienza che fa qualunque lavoratore medio in qualunque ambiente di lavoro. No, esperienze sì, ce ne sono state tante, c'era per esempio, cioè, io una volta in buon'anima Lando Buzzanca, che adesso è morto, con cui ho lavorato, lui era una persona a suo modo anche intelligente, anche in ricerca, no? Però ovviamente era ateo, anticlericale, no? E mi ricordo lui, la bestemmia, vabbè, c'è tutto un tema, io ci ho scritto pure un capitolo del mio libro su sta roba. E lui mi ricordo proprio, perché avevamo anche litigato su una cosa, no? Lui quando bestemmiava diceva proprio il tuo Dio, diceva, dando appellativi che adesso non posso perché, però diciamo il così. Tuo Dio, capito? Come se la bestemmia non fosse a Dio ma su di me, cioè, colpa tua. No, beh, sì, era come se fosse colpa mia, capito? E quindi diciamo che la bestemmia non è una bestemmia contro Dio, ma contro il credente. Cioè, e questa è la cosa che mi colpiva, anche perché Dio, ma sai che gli frega delle bestemmie? Che gli fa, no? Che gliene frega, no? Cioè, voglio dire, essere paragonato a un animale, a Dio, vabbè, magari può essere pure contento, magari, cioè, che, no? Che gli frega. Invece in quel caso era contro di me, e, ma di esperienze ce ne sono tante, di questa, vabbè, questa è carina, perché io appena arrivato sul set di Squadra Antimafia, qui facevo il protagonista, e i protagonisti, sapete che, insomma, vengono trattati con una certa... reverenza, no? Cioè, tu sei il protagonista di una fiction, arrivi, insomma, le persone vogliono parlare con te, vogliono avere un contatto, no? Le ragazze ti si avvicinano, ciao Giovanni, come ti chiami? Succedono queste cose qua. Invece io arrivo sul set di Squadra Antimafia e non mi caga nessuno. Non mi caga nessuno per giorni e giorni, per settimane. Io non capivo, no? Perché, cioè, sono una persona anche simpatica, no? Dico delle battute divertenti, no? Facevo battute, no? Cercavo niente, zero. Finché a un certo punto mi si avvicina un macchinista con cui avevo fatto un po' di... entrato un po' in confidenza e mi dice, Giovanni, ti spiego il problema. Allora, il giorno prima che arrivassi tu, è arrivato sul set il delegato di Mediaset e ha detto, domani arriva sul set Scifoni. È molto credente, non potete bestemmiare. E tu a una troupe cinematografica non gli puoi togliere la bestemmia, cioè, ma la bestemmia fa proprio parte del tessuto sociale, cioè, è come se gli togli i rudimenti del linguaggio, capito? È come se gli togli la vocale E, cioè, come parli senza vocale E? Questi non sapevano proprio come parlare con me, capito? E io gli dico, ma certo che potete bestemmiare, anzi la bestemmia è una forma anche di dialogo proprio, e allora da quel momento, Gioia, sei un grande, San Mito! Tutti a cercare. Sì, ma però gli dico questa cosa, no? No, anzi, sarebbe bello. Il peccato, però, c'è un peccato. È un vero peccato che voi non bestemmiate sul serio. Cioè, voi bestemmiate un po' come un intercalare, invece dovreste fare la,
la vera bestemmia, cioè proprio come Prometeo che grida contro il cielo, no? Come il contadino che grida contro il cielo bastardo che gli ha rovinato il raccolto con la grandine, quella sarebbe una bella bestemmia, dai facciamola adesso tutti insieme, facciamo una bestemmia contro Dio, così nessuno ha più bestemmiato da quel giorno, certo. Sono cagati sotto. Beh, ci hai spiegato della testimonianza nel mondo del lavoro, sì. Ma nella vita di tutti i giorni, con gli amici, anche lì, un po' uno deve far passare questa cosa, no? Quindi certo. Tu riesci, e come riesci a vivere? Allora, c'è una cosa anche molto importante, voi siete giovani ed è un momento cruciale, perché quando sei giovane c'hai voglia di stare insieme a gente diversa da te. Gente che non credente, gente diversissima. Io quando ero giovane, quando ero ragazzetto, cioè avevo voglia di passare una serata insieme a un trombettista islamico transessuale. Cioè, sarebbe stata una cosa interessante, capito? Passiamo adesso la sera da vecchio, cioè voglia solo di stare tranquillo, capito? Cioè, di passare una serata normale in cui parli con gente con cui parli di ci capiamo, capito? Però questo è un problema. Perché invece è un peccato, cioè non un peccato nel senso un peccato nel senso un dispiacere, perché invece è quella la cosa bella, no? Quando si è giovani si ha l'opportunità di unire mondi, di relazionarsi con persone molto diverse da te, e questo non lo perdete mai, cioè perdetelo il più tardi possibile, perché poi da vecchi lo perderete, no? E invece perdetelo il più tardi possibile, cioè non abbiate paura a passare il tempo con gente molto diversa da voi, confrontarvi con gente molto diversa da voi, perderete un po' di amici, perché magari sicuramente a qualcuno stai sul cazzo, qualcuno dice ma questo è un bigotto, questo è, però non ti preoccupare, perché perdi qualche amico, ma magari ne trovi qualcun altro che ha voglia invece di un confronto strano, vero, no? Cioè non perdete mai questo glielo dico sempre a mio figlio, per esempio, c'ha paura di dire che è cattolico, che poi lo prendono in giro. Ma che te frega? Ma non se muore se te piano in giro. Ma la persecuzione, ma sento dire dai cattolici cose un po' ridicole, no? Siamo perseguitati. Ma allora, la persecuzione è un'altra cosa, no? La persecuzione lo fanno in Nigeria, capito? Quando arriva Boko Haram e fucila i cristiani in chiesa, no? Noi non siamo perseguitati, c'è un po' di dissenso, tutto qua. Insomma, la persecuzione è un'altra cosa, ecco, no? Essere presi un po' in giro non è la fine del mondo, si sopravvive, credetemi. Ottimo. Beh, e quindi ci hai già fatto un grandissimo regalo ad essere qui oggi, ma te ne chiediamo ancora uno, ed è un augurio ed un messaggio da lasciare a questi ragazzi per la loro vita. Siate curiosi sempre, curiosi soprattutto della persona che hai davanti. Della persona che incontri, perché le persone, noi abbiamo questa attitudine a sapere, chi è che diceva questa frase bellissima, ciò che so della persona mi impedisce di conoscerla, cioè più so cose di quella persona meno ho possibilità di conoscerla, perché viene meno la curiosità, no? E quindi più so e più nasce lo stereotipo, no? Quello che oggi si dice tanto, lo stereotipo. Ma che cos'è lo stereotipo? Lo stereotipo è sapere che quella persona che hai davanti è fatta in un certo modo e che quindi so già come relazionarmi, so già che gli piacciono certe cose, non gli piacciono altre. No, no, siate curiosi delle persone. Allora ti chiedo di scrivere questa cosa su una maglietta, di firmarla, di appallottolarla e di lanciarla a qualcuno. Questo qualcuno si prenderà la maglietta con l'augurio e con essa anche il dovere di ricordarsi questa cosa, infatti, e di applicarla, infatti. Però perché sennò serve un appoggio, scalpore questa cosa. Serve un appoggio, devo mettere la schiena come appoggio, quelle cose che c'è gente che inizia già a sbracciarsi. Ciao. Non può lanciarla lassù, cioè non c'è poi, e poi la potete usare tranquillamente per sbrinare il vetro della macchina. Che è molto utile perché c'ha questa parte plastificata che toglie è anche perfetta. La brina, quella un po' più ghiacciosa.
Allora, dove devo scrivere? Davanti o dietro? Davanti. Davanti. D'altronde la maglietta è make the dream, quindi fare il sogno, e se non siamo curiosi non possiamo farlo. C'è già persone che si stanno picchiando per ricevere la tua maglietta. Ora sono lì già tutti pronti a saltare in aria. Niente che si sbraccia. Sì, infatti. Anche laggiù, e non so se riesce ad arrivare in galleria. Ci scusiamo. Ma Marato Pennarello che non scrive. Non scrive. Sì, non scrive una Niente. Prendiamo un altro. Non scrive una Pennarello. Non scrive niente questa roba che mi hai dato. Serve. Meglio. In viola. Bene. Ci siamo. Ottimo. Fantastico. Attenzione, bene. Siamo pronti. Puoi lanciarla dove vuoi. Ma facciamo tipo il bouquet della sposa, no? Come il bouquet della sposa. Come il bouquet della sposa. Basta che non lanci in centro. Io voglio lanciarlo laggiù. Vai, alla galleria. Ci va preparazione. Sai che ci vorrebbe un sasso dentro, però meglio la tazza ce lo scotch. No, non ci arriverò mai. Ci proviamo. Tradizione che non possiamo tradire oggi. Che noi ci facciamo sempre un selfie con gli ospiti, tutto il teatro. È il momento del selfone, ragazzi. Amici, cameretta, qua. Abbiamo la posa migliore che potete assumere. Io non ce la farò mai. Selfone micidiale, vai. Tu hai le braccia lunghe. Ho sempre la responsabilità di queste foto impossibili. Ne faccio 100 di teci. Tutti sulle mani. Noi no, non si vede niente dietro. È un video. Vai. Potete urlare. Grazie mille, Giovanni. Grazie.